La fede è innanzitutto un atto umano, un atto della libertà dell'uomo, tanto che è possibile affermare che non ci può essere umanizzazione autentica senza la fede. Oggi dovremmo reimparare a credere nell'altro. Così Enzo Bianchi, priore del monastero di Bose, ha affrontato il tema l'uomo e la fede a conclusione del ciclo di incontri per una cittadinanza capace di generare futuro, organizzato dal Centro Culturale Dialogos e dall'Istituto di Scienze Religiose Beato Gregorio X. La fede è assolutamente necessaria all'uomo per il cammino di umanizzazione. Non è qualcosa che sta solo nell'ambito religioso. Perché la fede è anche un atto umano di fiducia e un uomo può davvero fare un cammino di umanizzazione, può fare un cammino in cui cerca la vita buona, la felicità, solo attraverso atti di fiducia, da quando nasciamo fino alla fine. Per cui senza la fede come atto umano non c'è una vera umanità. Bianchi ha fatto riferimento anche al millenario Biturgenze e alla necessità di guardare con atteggiamento nuovo al futuro. Soltanto se noi torniamo ad avere una fiducia, noi possiamo davvero costruire una città, una convivenza, altrimenti siamo assolutamente votati alla barbarie. Come dice Benedetto XVI, la fede riguarda l'umanità, non riguarda soltanto gli uomini religiosi.